Ah, buongiorno, buongiorno. Se iniziamo così qua, Buongiorno. Ma sì, no, come ce lo Com'è? siamo dati? Buongiorno, Taggia. Siamo tornati, siamo tornati. Buongiorno. Buongiorno. Anno nuovo? Anno nuovo, fatemi là. Allora, subito di volata abbiamo un collegamento esterno. Esterna? Abbiamo un inviato direttamente dalla montagna. Dove vi diamo Ci fa quel numero, ci fa quel numero. Dove l'abbiamo mandato? Dove l'abbiamo mandato? Guarda, è un'esclusiva. Esclusiva edicola urbana, Esiste una puntata del primo di gennaio nostra che non è stata messa in rete. Dove eravamo noi in guerra? Perché qualcuno ha detto buon 1915. Sì. Te lo ricordi che ha detto così? Lei. Dottoressa, dottoressa, il bimbo. E sono lì dei. Buon 1915, ma chi? Io eravamo del pieno avanti, avanti. Dice, hai preso i mortaretti per le bombe. Sì, tedeschi eravamo. Eravamo con le baionette. Bella speciale, non ce n'è. Ho apposto il numero che ci ho l'inviato, è l'inviato d'eccezione. Digitale. Quello lì. Quello lì, il primo che fa, lui, primo. Eravamo un po' così. Silenzio, che c'è l'inviato speciale. Oh, come si sente bene? È il suo, È russo. Telefono russo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, l'edicola Urbana Show. Lei è il nostro inviato speciale. Uno, due, tre. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Sì, si presenti. Ti metto subito in chiaro che questo mese che sono stato qui lo paga l'edicola Urbana. Certo. Io mi sono mantenuto basso in un albergo 5 stelle, tutta la vallata per me. Certo. Se no mi sembra. Fatture al nostro sponsor. Non vedete piccolezze. Senti, niente, volevo dire che sono qui per un doppio appuntamento. Sì. Il primo è la ricerca dell'aquila di Moena, sì. Alpestre, detta anche Aphilus alpestrius moenius, detto comunemente uccello. Che hai fatto? Con la ti sei fumato stamani? No, è lì. No, sono sopra un camino. Sai, il telefono di una volta. Sei sopra? Sta camminando. Fumica. Là in mezzo al mare ci stanno camini che fumano. Famosa, capito? Fumato ci presto. E la seconda invece è un appuntamento che andrà a discapito della nostra amica siciliana che volevamo fare un ponte da Rio Elba a Rio Marina, che converrebbe no, che abbiamo visto mi finiscono i ponti siciliani. Pensavo di mettermi d'accordo qui con una ditta di funivie, risolviamo il problema così. Wow. Sì. Che ne pensi? Bravo. Io penso, ho detto che io penso positivo. Io penso positivo, bravo. Perché sono vivo. Quanto costerà mai il barrio Marina? Qui 10-20 miliardi di euro. Facciamo una collina via. Comunque, oggi prevedo un'altra missione. Ho aperto una baita dove fanno la polenta con l'uccello, con l'aquila, col capriolo. No, camoscio d'oro. No, camoscio. Camoscio. Sì, che dietro, se lo prendi lo mangi con la polenta, lo tarangi. Polenta e basta. Mario, beata a te che sei lì, guarda. Beata a me. Però che ci potevi portare, ragazzi. È un sacrificio. È una guerra. Allora Mario fa il mio guerra. È una guerra. Sì, Mario, sì. Sì. Niente ragazzi, che vi devo dire? Se c'è qualche domanda che volete fare, sono qui. Quando torni? Buongiorno dalla montagna, eh! Dai, chi è entrato? Quando torni in studio? Diceva Federico, quando torni in studio siamo pronti per 1000 domande. Anche studio, 2000, al bar, che studio? Dipende da lui quando torna. Tipo, se magari fa un fido di 4 miliardi di euro, io posso fare anche il prossimo anno. Ma lui ce la fa. Ma tranquillo, è già fatto. Per avere gli uccelli. Mario, come si... qual è l'aquila che cerchi?
No. Fagianus, come si chiama? Uccellarius. Sì, Fagianus alpestrius. Moscello anche. Lasciamo il nostro marito che fa colazione con la grappa. Se parli in basso lo trovi, e la schiaccia briaca. C'è quello che trovi sotto. No, non c'è quello basso, è il paduro. Sì, infatti. Vai, ciao Marietto, quando vuoi tesoro. E soprattutto il nostro amico Acciughino, che ieri ma l'ho sentito, il nostro amico Acciughino a Firenze. Chi è Acciughino? Ci deve mandare un messaggio. C'è lei invece, passato. Un messaggio in codice. Acciughino. Mario Monti c'è qui. Chi è Acciughino? Va bene. C'è Mario Monti, vai, vai. Ciao Marietto. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Buongiorno, Buongiorno. È tornato. È tornato. Sì, infatti volevamo partire. Dovevamo partire questo lì. L'articolo diciamo clou. Torniamo a noi, Questo carichi. La leggiamo. Dai, l'articolo di ieri sull'ospedale. Ferrari scrive a Porfido. Ferrari scrive a Porfido, che già l'abbiamo già detto, già sto Porfido sto nome. Porfido. Siamo quasi il pavimento. Lo stremo cattivo dell'ASL. Tutte le volte questa ascensore già se ne è rotto un attimo. Cioè, siamo nel 2015 e qual è il problema più grosso? Ma già quando hai fatto il rossetto. Come ho detto ieri, se te prendi il Tirreno del 2014, il Tirreno è un copia e incolla. Tanto che aveva detto Porfido che a marzo avrebbe. Noi abbiamo fatto il nodo alla mutanda, perché noi a differenza di Striscia facciamo il nodo alla mutanda. Il sindaco Mario Ferrari ha preso una posizione molto, molto forte. Da ASL solo silenzio e mancanza di considerazione per i cittadini urbani. Capito? Hai capito Fede? Ha trovato la soluzione Venturini, eh? Cosa? Si mette una fionda di sotto, rossa. Una catapulta. E poi lo tiri su. E lo pigliano al volo. Qui al volo. Una bella sfionda. Quando rimane con la mano così, lui, bello. Ma io ho detto, no, ma... Quando rimane con la mano così. Scusa, Roberta, un montacarichi, non sarebbe meglio. Anche di quelli con la vita. No, sai? Quello è un montamalati. Basta in funzione. Poi c'è anche vorrebbe due, perché uno si può rompere. E poi la soluzione che hanno trovato non è quella di aggiustarlo alla svelta, no? È di chiamare l'ambulanza se serve. Nessuno del personale dell'ospedale devono chiamare l'ambulanza, il medico dell'ambulanza col personale dell'ambulanza che non ha nient'altro da fare, ovviamente, a mano. Come una volta. Come una volta. Ti tempra con la barella, col malato. Lì c'è da curarsi davvero. Sai quando poi ti casca per le scale? Una volta c'era. Tutto silenzio, come sempre. Come quella volta mi si sfilò fino alla prima stagione. Auguravoci la salute, come dicevo. Una volta la Susina, la invece la salute. Mi sono sfilò figlio. Che quando io porto il figliolo con il carrozzino, no? Per le scale, questi porta a pari. Invece non si pensa al volo così dritto, e non si sfilò così. Sì, rischiamo col male, andò bene. Però, senti, ma Ferrari scrive a Porfido. A Porfido. Non mi piace Porfido. A Porfido. Mi piace Porfido. È incazzato nero. Infatti, buono. Ci trattate proprio come animali, come bestie quasi, capito? Cioè, siamo quindi, la strega. Porfido. Porfido. A occhio, Io non lo so. Porfido. È l'ascensore. Ti stiamo chiedendo uno sciatto. No, perché poi, ora, poi si parla delle infrastrutture, ma poi c'è un altro. Cioè, noi siamo sempre a chiedere poi piccole cose. Per esempio, ma poi chiede Leonardo Conti. Sono delle cose che non dovresti nemmeno chiedere. Leonardo Conti, titolare del Beach Bar al campo, ha avuto un danno. Guardate qui, Madonna, povero uomo. Cioè, gli ha distrutto ovviamente lo stabilimento nel 2011. È staccato il presidente Rossi. Regalami un muretto. Questo muretto, o ti sto chiedendo? Stiamo chiedendo alla fine in regione. Un muretto, un ascensore e un muretto. Un muretto. Stiamo chiedendo un ascensore, ascolta perché poi ti interrogo, ti pigliamo malato, non so. Guarda che loro stanno facendo razza a parte. Lo so, questi spippano, fanno. Poi si va a vedere, ferma, perché poi va a vedere, no? 6 milioni in 3 anni per i porti urbani. Lo leggi come prima? Tanta roba. Sì, perché noi fanno male i maturisti per porti. Però se si sentono male buttiamo male. No, proprio dici 6 milioni, 10 milioni. Però se ti leggi, dai 3 anni. Capisci? A lavorare. Non si ne costa di 6 milioni euro. Ma Piombino, e logici Piombino, c'è 100 milioni
Che allora, so, 100 milioni di investimenti a più o meno. Se è da noi, è vero che noi non ci avremo il cuore, però c'è una differenza, secondo me, abbastanza. Abbastanza evidente. Allora, già ci date 6 milioni solo per Duporti e poi mi piace. È già lì. Ma al mio ascensore è un muretto, ce lo volete da? Senti un po', ma che ti bevi te? L'orzino si chiama Straquale, perché da quando è arrivato dalle vacanze, anche qui, anche da prima, già ci fa vedere. Guarda, no. Saldi, partenza rallentatori, pochi acquisti nonostante gli sconti. Ed cominciano con 10 20, scusa, Mio donne, quando fuori c'è già 50, 60, 70, 70, 70. È partito il primo, la Fen, sì. Ha chiamato il 118 che stanotte è stato chiamato per portare su un paziente sull'elicottero, quindi l'ho fatto a nottata e sono portato a mano. Senza parole comunque. Porfirio! Ma ci vai il culo dentro? No, detto dal cuore, detto, ma ci importa di molta. Auguri Alessandra, la prima. Meno male, c'è una vita positiva. È una bellissima bimba. Il 5 gennaio. Chiama un po' Ferrari. Ma Porfido non si può, ci rispondi, vi do sentire. Porfido, non c'ho il numero di Porfido, forse. Porfido! La CT è potevamo attrezzare. La CT è Porfido. Ora devo portare, ma ora veramente devo portare la gente a mano. Fai questo numero, stai attento. Fai questo numero, amore, di Venturini. No, è partito ieri, c'è stata la Befana, erano bruciato la Befana, è importante il sole e luna, hanno chiesto il giro, non so, c'è stata perché ti devono chiedere notizie, ci di questa cosa. Non lo di possibilmente. Ti rendi conto? Ma ti rendi conto o non ti rendi conto? Lo so, è una vita da cane, è la tua, pensa un po' alla nostra. Fai la colazione carina. Ci risponde. No, mamma mia, resistente, che faccio ci hanno dato. Aspetta, però vabbè, tanto voi parlate di questa cosa importante. Di quale? Non lo so, un argomento a piacere, del muretto, l'argomento a piacere, un muretto. Come si è passato le vacanze? Bravo, giusto. Ma te si vede, siamo, sei inchiattito, no, è già che siamo tutti un po' arrotondati. Guardate che mi sfoglio, guardate, sì, che mi spoglio. Vai. Vabbè, dai, la telefonata l'abbiamo fatta. Sì, ci abbiamo avuto grande Marietto. Ci manca il numero di Ferrari, quindi ci manca quella, gentilmente, chi ci sta guardando, se ci avete il numero di Ferrari. E chi ci avevamo? Chi c'è? C'hai Bertus? No. Bertucci. Cioè, senso. Chi c'hai? Abbiamo fatto la rubrica, c'è la scrivi la rubrica. A far l'amore comincia tu. No, tu vuoi per il campo. Ah, da 7 di gennaio. Potete vedere dopo le feste fra Pandori e Panettone come ci siamo ridotti. Vabbè, abbiamo anche il nostro. Comunque. No. L'importante è che una notizia buona c'è stata, quindi Alessandra, come va di cognome? Alessandra Greco, Calvagno. Esagerato, quindi facciamo gli auguri a Immacolata Greco e Giuseppe Calvagno, e anche al reparto di ostetrica e ginecologia, perché insomma sono quelli che hanno permesso tutto questo parto. Certo, no, ormai lavorare per l'ospedale è quasi una missione. Ma chi ha mai permesso il marito? Dico bene. Dico bene. Ormai lavora con l'ospedale, è una missione, non è più una. È una lavoro. Missione, sta arrivando, però. Capito? Chi è permesso? Il marito. Comunque, io direi che. Trovateci il numero di Ferrari, questo è un appello che facciamo noi. Ah, ricordiamo che i due investimenti sono su Porto Ferrari e su Rio Marina. Sì? Rio Marina. Investimenti dei porti, Ah, Porto Ferrari e Rio Marina. Porto Azzurro. Manco per cazzo. Però c'era una notizia su Facebook in cui Luca diceva
che è stato contattato da un onorevole, ringraziava l'onorevole, sì. Non ho capito. Chiama Luca. Però non so se era un onorevole donna o un onorevole uomo. Ora ci se era questione di topa o di istituzionale. Topa, guarda che non è una parolaccia. Da dove siete nati? Io da. È lì. È uguale, ma il 90% nascono da topa. Anche lì. Poi, no, perché ero conosciuto, cioè, volevo capire se era una cosa... Perché erano messe male, capito? Una così è nata a getto, l'hanno presa al volo, era già uscita ballando lei. Io dalla pancia. Lei non piangeva, cantava. Cantava, lei diceva. Lei non si muoveva, ballava. 3, 2, 8... Non lo dico. Dai, sta luce nell'occhio. Vieni, proviamo a farlo così. Buongiorno. Ma questi posti marca! Ci siamo. Perché l'hai messo lì? Ormai. Senti un cazzo lì. Siete cazzo. Richiamalo con quest'altro. Diglielo, richiamalo con quest'altro. Chiudiamo così. Presto che è tardi. 3, 2, qua ci sto un attimino, 3, 2, 8. Dai, mi scanso. Oh, oggi la giornatina. Ormai sì. Se tua moglie va fuori in macchina. Ah sì? Lasciala stare. Veloce che tardi. Vai. Ah, l'amore è cominciato. Ma poi ti piace uno strappo qualche volta. Dobbiamo riprendere. Attento che se ti casca il cellulare poi finiamo. Dobbiamo riprendere. Se ti casca il cellulare nella valle dell'orto. Oh, zitto. A trovarlo poi. Nonno con nipote, cazzo. Ciao. Arrivederci. Pronto. Buongiorno. Buongiornissimo a tutti. Allora Luca. Ascolta Luca, sai che noi ci si fa un po' gli affari degli altri, no? A noi, perché ormai tutto è pubblico, tutto è social. Bene, abbiamo visto che c'era su Facebook quel messaggino che hai avuto una telefonata da un certo onorevole da un onorevole, non abbiamo capito, che la Sprite è diventata champagne. No, non era Sprite, era proprio gazzosa. Gazzosa. E quindi noi siamo incuriositi, perché insomma, voglio dire, perché secondo noi era una onorevole. Cioè, perché non sappiamo se è una questione istituzionale o questione di privata. No, è una questione privata. È una questione istituzionale. Però mi sembra che non ne può parlare. Sai perché? Abbiamo visto che ci sono per i porti albani, hanno stanziato dei soldi per lo scalo di Rio Marina e scalo di Porto Ferraio. E vogliamo capire. E noi dove siamo? Sono soldi anche a noi. Vabbè, noi in quello non ci possiamo rientrare, perché noi non siamo nella Port Authority. Noi non siamo mai entrati nella Port Authority. Da quando eri in comune anche te che venne fatta questa scelta, ti ricordi? Noi non siamo mai entrati nella Port Authority. Non rinnegare il tuo passato. L'ultima volta, praticamente con la gara di Toremar, il nostro porto è già stato automaticamente declassificato dalla regione, perché nella gara di Toremar il porto di Porto Azzurro non c'è stato messo. Lo scalo di Porto Azzurro per la nave non esiste più. Quindi il nostro progetto di ristrutturazione del porto turistico parte dal fatto che il nostro porto verrà presto riclassificato dalla regione come porto solo turistico e non turistico commerciale. Però ancora non è stato fatto questo passaggio. È nelle more delle cose che stiamo facendo con la regione. Noi siamo andati in regione, ora è un po' lungo da spiegare, però diciamo, io ho avuto un incontro a maggio con Rossi, il famoso incontro alla festa dell'unità a Portoferraio con Rossi, e poi siamo andati a Firenze il 9 di settembre e abbiamo avviato le procedure per fare quelle due o tre cose che dobbiamo fare, che sono visto un po' l'avvio del piano del porto, il riposizionamento dei pontili ex broker per intendersi, e un campo boe a mola di circa 70-80 boe. Ascolta, ma questa onorevola
Onorevole è un onorevole che conoscete tutti, vorrei non parlarne più di tanto, però diciamo che ci ha dato qualche rassicurazione sulla nostra attuale situazione. Oh. Di bilancio. Può parlare. Luca, dimmi. Di bilancio, dico. Una rassicurazione. Situazione generale. Può parlare. Può parlare. Ci servono due numeri di telefono, ce li trovi? Ci servono? Due numeri di telefono. Di chi? Porfido, lo conosci? Porfido lo conosco bene, ma non ho il numero di telefono. No, gli volevo suggerire uno che fa manutenzione per gli ascensori, insomma, così. Una così leggera. Porfido lo conosco, ma non ho il numero di. Se lo vedi, dilli che siamo sulle sue tracce. Gli stai orecchito. Come li stiamo poi molto subito. Il numero vecchio di Ferrari. Mandici quello nuovo appena poi. Non lo diciamo a nessuno, ce l'ha da quello vedere. Quello di Ferrari se buttate giù naturalmente. Certo. Non diventa pubblico, io penso di potervelo dare, almeno quello che ho io, che hanno tutti, quindi non credo di fare niente. Di male. Poi Mario sarà contento di sentirvi. Sì. Fai salti di gioia, guarda. Non vedo l'ora. Sempre. Guardate, fa sempre piacere farsi chiamare dall'edicola. Lo dico io. Quelli come me che hanno la fortuna di sentirvi ogni tanto sono tranquilli. Quelli che non vengono mai chiamati se lo chiedano, perché non vengono mai chiamati dall'edicola. Lo chiameremo. E chiameremo. Chi risponde poi vuol dire che non c'è il culo sul liscio. Bravo. Vero Luca. È vero Luca, no? L'ho detto un po' alla capolivedese. Ha reso bene l'idea. Va bene, buona giornata a tutti. Ciao, bene, siamo andati oltre, sono 21 e mezzo. Ma va bene, dobbiamo prendere ritmo. Ciao, domani ci vuole lasciare con qualche massima, perfetto, grazie. A voi studio. Delirio.